Eh, vediamo ora come sistemare ehm, come disegnare la sistemazione esterna del giardino che è dietro eh, le nostre case. Le nostre case eh, hanno diciamo così una sorta di portico con l'ingresso principale che sistemeremo successivamente e poi abbiamo anche il retro che è un giardino. Questo retro del giardino già abbiamo sistemato nella volta scorsa il salto di quota del terreno. Adesso vediamo di disegnare i divisori tra i vari giardini. Allora disegneremo un divisorio tra la prima e la seconda casa, tra la seconda e la terza, aggiusteremo il salto di quota tra la terza e la quarta e, e tra la, la quinta e la sesta. Lasceremo un pochino indefinito le due testate perché chiaramente qui il giardino ha la possibilità di girare intorno alla casa. Come disegneremo questa queste divisioni allora disegneremo un muretto sopra il solaio, quindi fino alla fine della griglia, e poi in quest'altra parti disegneremo una siepe che ci possa permettere, appunto, di, essendo un giardino, di ecco, dividere le proprietà. E nel salto di quota che abbiamo disegnato precedentemente, qui ci sarà chiaramente un muretto di contenimento. Allora possiamo fare subito questa operazione, andiamo a selezionare questo muro. Che avevamo disegnato precedentemente l'altezza è 1,10 m e dieci, eh, lo faremo diventare alto 2,10 m la stessa operazione faremo su quest'altro muro che avevamo disegnato precedentemente eh, anzi no in questo caso mh, per evitare eh, problemi perché qui c'erano più muri disegnati disegniamo direttamente un muretto qui sopra per cui prendiamo lo strumento muro l'altezza lasciamo un metro la larghezza è 0,30 quindi ci va bene così come è fatto lo disegniamo in 3d poi lo aggiusteremo eventualmente da questo punto giriamo a quest'altro punto e confermiamo con l'ok ok. ecco invece abbiamo diciamo così indovinato anche tutte quante le varie opzioni Ecco, fatto questo faremo la stessa operazione per i due muretti qui al piano terra, per la parte diciamo sotto il terrazzo, quindi nella, nella griglia. Allora andiamo al piano terra e lo facciamo qui nella parte più bassa, Beh, prendiamo le stesse impostazioni del muro, partiamo da questo punto, giriamo il muro e arriviamo alla griglia. Eccolo qua ok verifichiamo sempre in 3d di aver disegnato bene le varie quote benissimo questo va bene è un muretto da 0.30 in realtà l'avremmo pure potuto fare un pochino più sottile mm, lasciamolo da 0.30 e facciamo la stessa operazione per eh, l'altro muretto qui quindi possiamo copiare, copiare quello che abbiamo già disegnato oppure eh, partire come abbiamo fatto precedentemente da questo punto a questo punto andiamo in 3d e verifichiamo quanto fatto ok adesso dobbiamo fare la stessa operazione qui sopra allora qui possiamo o oh, sappiamo che la quota è un metro diciamo così più in alto rispetto all'altro muro ma in realtà archicad ci mette a disposizione anche uno strumento che è lo strumento gravità eccolo qua Gravità che cosa significa? Praticamente quando noi andremo a cliccare sopra un elemento, lui come se fosse un oggetto che gravita sopra questo elemento in cui clicchiamo, questo verrà praticamente individuata in automatico la quota. Per cui se noi disegniamo un oggetto sulla gravità sul solaio in questo punto qui, lui prenderà in automatico la quota del solaio relativo. Lo andiamo al piano terra e facciamo quello per la stessa operazione che abbiamo fatto prima, vediamo se questo funziona, da qui a qui, ok, e facciamo la stessa operazione di qua, prendiamo questo punto di riferimento, da qui a qui, ok, Andiamo in 3D e vediamo se abbiamo operato correttamente. Ecco, vedete con questo strumento gravità eh, non ci siamo dovuti preoccupare di nessun tipo di quota, soltanto dell'altezza del nostro muro, perché lui automaticamente, il programma automaticamente l'ha posizionato mm. grazie alla funzione gravità, sopra l'oggetto che a noi interessa. Bene. A questo punto abbiamo diviso eh, i, nostri, i nostri muri. Adesso dobbiamo eh, realizzare la, la nostra siepe allora, per realizzare la siepe. Andiamo in pianta, eccolo qui, per disegnare la siepe utilizzeremo un oggetto, l'oggetto siepe, allora andiamo sullo strumento eh, design oggetti, andiamo a mh, prendere le varie eh, librerie, nelle librerie di base a parte possiamo fare la ricerca per nome, ma in ogni caso c'è sulla visualizzazione sito e paesaggio, giardino, c'è una delle ultime opzioni, anzi proprio l'ultima che è la siepe. Allora, vediamo vediamo come funziona questo oggetto siepe. È un oggetto, questo vuol dire che è parametrico, quindi possiamo impostare noi le varie dimensioni, però allo stesso tempo non abbiamo la possibilità di allungarlo come se fosse un muro per intenderci quindi dovremo andare a impostare le dimensioni ma qui ci viene detto che la siepe viene alzata di 10 cm rispetto allo zero del progetto noi in realtà qui la dovremo abbassare di 10 cm per farla coincidere con il terreno possiamo utilizzare una siepe lineare qui c'è anche la possibilità di alcune eh, opzioni particolari e lo spessore è 50 cm magari facciamola di 30 come il muro dobbiamo definire la lunghezza Adesso lasciamo due metri per vedere che cosa succede. Quindi clicchiamo su OK e partiamo da questo punto. ecco qua vedete, in realtà non siamo partiti da un punto. Il programma ci ha disegnato una siepe così lunga come l'abbiamo messa in questo punto ben preciso. Adesso noi andremo a modificare, intanto, andiamo a vedere nel 3D che cosa succede. Eccola qua, vedete qui c'è una siepe che è rappresentata in modo schematico. Dopo diremo qualcosa su questo. L'andiamo a posizionare bene. Allora, prenderemo. Questo punto, gli diremo di ruotare e lo facciamo ruotare di 90 gradi, e già qualcosa abbiamo fatto. Dopodiché, questo punto, questa volta lo spostiamo e lo mettiamo qui. Ora, in realtà, eh, vediamo dopo, vediamo come fare. Allora, in 3D, eccolo qua. Sì, l'errore, appunto, è questo. Che siamo partiti dal punto finale de della griglia, invece, dobbiamo partire dal punto iniziale della griglia, quindi da questo punto qui. Ritorniamo in 3D e quella siepe è posizionata correttamente. Il problema qual è che questa siepe è una siepe corta. Allora, mh, siccome non abbiamo possibilità di allungarla, dobbiamo andare a, a misurare quanto questa siepe dovrà essere lunga. Quindi possiamo prendere questa misura che fa. Possiamo prendere anche quella del muro qui, che tanto è esattamente la stessa. Eccolo qui, è 6,77 la distanza. Allora, selezioniamo la nostra siepe. Eccola qui. Andiamo nelle varie opzioni. e diciamo che la lunghezza non sarà più 2 metri ma sarà 6,77. Ok. Ecco qui la siepe lunga fino alla fine. Adesso eh, vedete è una siepe molto diradata, adesso qui rappresentata in modo schematico. Noi su successivamente faremo dei render, quindi quando faremo dei render poi queste siepi verranno eh, così renderizzate nel modo più reale possibile chiaramente soprattutto in questa fase più foglie noi andiamo a disegnare più il render diciamo così sarà rifinito però allo stesso tempo più il file sarà pesante più i tempi di calcolo saranno maggiori per cui conviene insomma essere soprattutto in questa fase abbastanza diciamo così eh, cauti nel, nel numero delle foglie comunque in ogni caso se noi selezioniamo la, fie, la sieve andiamo sulle proprietà di questa sieve eh, qui tra le varie opzioni c'è pure la rappresentazione, eccolo qui, delle foglie, per esempio, il numero di foglie è 300, se noi mettiamo, che ne so, 1000 vedremo che le siepe, le foglie saranno molte di più. Quindi la siepe sarà sicuramente più realistica, ma anche più pesante da calcolare e qui oltre al numero delle foglie abbiamo la possibilità di mettere anche nodi delle foglie, la rotazione delle foglie, insomma, il diametro delle singole foglie, tutta una serie di parametri su cui lavorare bene così abbiamo disegnato la prima siepe e possiamo fare la stessa cosa adesso possiamo anche senza nessun problema selezionare la nostra siepe comando edita muovi muovi una copia e spostarla da questo punto a questo punto in questo modo abbiamo duplicato la nostra siepe eccola qui esatto Adesso faremo la stessa cosa al livello superiore per dividere questi altri due giardini. E possiamo andare sul piano terra, selezioniamo la nostra siepe, eccola qua, facciamo edita, muovi, muovi una copia, scegliamo come punto base questo e come punto finale questo. Andiamo nel 3D, ecco la siepe, in questo caso chiaramente avendo scendo come punto iniziale e punto finale dei punti differenti il ehm, comando della gravità non è stato utilizzato, però in questo caso possiamo avviare facilmente, disegniamo, apriamo la nostra siepe e gli diciamo che rispetto allo zero deve essere alta un metro. E la siepe verrà spostata in alto. Okay, qui, quindi torniamo al piano terra e facciamo la stessa operazione, edita, muovi, muovi una copia da questo punto a quest'altro punto. In questo caso il problema di quota eh, non lo abbiamo più, quindi ci troviamo in questa situazione. Ricordo anche come fare abbiamo già fatto la lezione precedente per togliere questa parte di terreno bisogna lavorare su visualizza eh, scusate design operazioni con gli elementi solidi eccolo qua scegliere un eh, il terreno come elemento obiettivo scegliere questo muro come operatore l'operazione sarà la sottrazione dire segui in questo caso, vedete, verrà effettuato correttamente lo scavo, diciamo così, di questo muro. Allora, in questo modo abbiamo di fatto eh, sistemato il giardino eh, retrostante le nostre abitazioni. E la, prossima, la prossima occasione vedremo come sistemare anche la parte eh, d'ingresso del nostro giardino. Per cui potremo aggiungere dei vari elementi di arredo.